e benvenuti nella mia dimora, Sita, nella splendida città di Fondi, in cui ebbi l'onore di vivere da contessa tra il 1527 ed il 1535. Sono Giulia Gonzaga, celebrata, ammirata e rispettata dai più illustri e potenti uomini del Rinascimento, a motivo della bellezza e della cultura, tanto da essere definita dai posteri una donna senza tempo, perché risoluta, energica, volitiva ed anticonformista, sempre alla ricerca di soluzioni non aprioristiche e di un autentico senso della vita, nel nome della verità e del cambiamento. Tra le mie varie vicissitudini posso annoverare anche una fortunosa fuga nel cuore della notte a seguito del tentato rapimento da parte del pirata Barbarossa. Balia, vi fate male? Ferma, bambina, ferma. Bisogna spazzolarvi bene per provare la congiatura nuziale. Sembra solo ieri che vi rincorrevo dietro per i giardini di Palazzo Durlano. Andrà in moglie a Vespasiano Colonna, uomo integro, onesto e di grande valore. Meglio non ti poteva capitare. Certo, Elena, sono fiera e contenta di questo matrimonio. Però ho sentito l'ambasciatore di Mantova che descriveva il mio futuro marito in cattive condizioni di salute, zoppo e monco. E sta a sentire quella talpa invidiosa e velenosa di un ambasciatore mantovano, uno stolto e infelice che parla a vanvera degli altri, sputando cattiverie gratuite, perché nessuna donna della provincia lo ha mai voluto sposare. Brutto com'è? Se non fosse stato per la generosità di quel Gonzaga, oggi farebbe il giullare per le corti di mezza Europa. Astuto, intrigante e linguacciuto, è un diplomatico perfetto. Ma da qui a credergli come se riferisse la Bibbia, beh, ce ne vuole. Sta di fatto che Vespasiano Colonna ha 30 anni più di me ed è reduce da molte battaglie vinte. Forse questo ha lasciato sul suo corpo quei segni di cui parlava l'ambasciatore. Inoltre, è rimasto vedovo da un anno e da una figlia della mia stessa età. Questo mi reca una certa ansia. Coraggio, piccolo, coraggio. Andrà tutto bene. Tra le tue sorelle non solo sei la più bella ed apprezzata, ma anche la più intelligente. E sono certa che saprai gestire al meglio la nuova vita che ti attende. Vespasiano, non lasciarmi. Grazie a te sono diventata donna, nel senso più alto e nobile della parola. Il nostro è stato un matrimonio speciale, basato sullo scambio reciproco di intelligenza, cultura, affetto sincero e rispetto. Mi hai amata e protetta come un padre, senza mai pretendere i tuoi diritti coniugali. L'abito nero sarà il mio tratto distintivo. Mia cara Giulia, è stato tutto mio l'onore di averti accanto e di vederti sbocciare come un fiore a primavera. Con te ho riscoperto la gioia di vivere e la meraviglia nelle cose, la vicinanza di intenti e di interessi, sia nella vita sociale che culturale. Ha creato tra noi un legame spirituale. Ti ricordi quando, con la tua disarmante innocenza, mi chiedesti cosa fosse l'amore? Certamente. E tu mi dicesti bellezza.
giovinezza e vitalità. Ripetimi ora la tua risposta affinché mi accompagni fino alla fine. L'amore è accettare la vita come viene, perché il bene è nel fondo delle cose, anche se non appare. L'amore è l'aria, i fiori, il cielo, la terra, la luce. L'amore è amore. Un'ultima cosa, ti affido mia figlia Isabella. Anche quando era viva la madre, non le ho mai prestato molta attenzione, perché i molteplici impegni non me lo consentivano e forse una certa distanza caratteriale tra noi non ha favorito i rapporti. Sono venuta a dare l'estremo saluto a mio padre. Seppure con un gran vuoto nel cuore, dovete guardare avanti e mettere in pratica quelle arti di buon governo insegnatemi dallo stesso Vespasiano sulla gestione del vasto patrimonio ereditato alla sua morte. Rimasi a fondo e per molti anni Palazzo Colonna fiorì in un'epoca splendida di vita cortigiana di cui io fui mecenate. Molti furono i personaggi illustri che si recarono alla mia corte solo per conoscermi. Il castello divenne un ristretto ma vivace cenacolo, pieno di pittori, scrittori, filosofi, riformatori religiosi, a tal punto che Fondi fu definita la piccola Atene. Luigi, fratello mio, questo bambino sarà la gioia del castello. Sto per diventare zia, grazie a te ed Isabella. Sarai la futura madre di mio nipote, un Gonzaga. Auguri sinceri ad entrambi. Se sei d'accordo, io ed Isabella avremmo deciso di vivere qui al castello, anche dopo il parto. Così potremmo formare una grande famiglia. Così mi commuovi, Luigi. Certo che sono d'accordo, anzi, felicissima ed orgogliosa di avervi con me qui al castello di Fondi. Perché non restare, dato che avete vissuto a Fondi sin dal matrimonio? Celebrato appena un mese e mezzo dopo il funerale di mio padre. Per sua volontà testamentaria vorrei ricordarti, mia cara, così hai potuto godere prima della felicità con mio fratello. Quindi, perché puntualizzare sulle cose belle? Tanto per il gusto gratuito di farlo. Basta far chiacchiere inutili. Auguri anche da parte mia, cari Luigi ed Isabella. Come sempre hai ragione, Vittoria. La festa per questa meravigliosa notizia non deve essere offuscata da nulla. Cugina adorata, sono felicissima che tu mi sia venuta a trovare e che passerai qualche giorno qui a Fondi. Anzi, dovresti farlo più spesso. Giullari, potete venire a farci divertire. Ah!
Giulia! Giulia! Ma perché non comprendi? Il mio amore sincero e profondo. Sei la mia vita, l'unica donna che abbia amato. Papa Clemente, il quale mi ha imposto l'abito cardinalizio per i suoi giochi di potere, è grave e si vocifera che il successore appartenga alla famiglia Farnese. A costui chiederò lo scioglimento dei miei voti ecclesiastici. Finalmente sarei libero di stare con te e tornare nella mia amata Firenze alla caduta dell'odiato Alessandro de' Medici. Grazie agli esuli fiorentini in Roma e all'appoggio dell'imperatore Carlo V, riuscirò a tornare nella città che mi spetta di diritto. Ti farò signora di Firenze, del mio cuore, già lo sei. Ippolito, taci, vaneggi su tutto. Niente di quello che stai dicendo accadrà, perché intanto la mia idea di noi due insieme si limita all'amicizia. Attento, non osare oltre. Se non vuoi perdere anche quella. Un affetto profondo e sincero da sorella, e quanto mi lega alla tua persona. Ma io ti amo, Giulia, non mi basta l'amicizia. Non si può. Amici sì, altro no. Devo mantenermi fedele alla memoria di Vespasiano, nel rispetto del nome e del ruolo che mi ha affidato. Essere una colonna. Ti poni irremovibile al di sopra dei desideri del cuore, soffocandoli in te e provando a farne chi ti ama. Anche questo è il tradimento, ai vivi però, il che reputo maggiormente grave. La realtà a volte è rischiosa, ma intensa, vitale, sanguigna, appassionata, e tu la rifiuti semplicemente perché non sai viverla così com'è. Varrà la pena, sei sicura che il bilancio finale sarà positivo. Basta, Ippolito! Basta tormentarmi! Non posso. No. No. Tu provi un profondo ed intenso turbamento che non vuoi confessare neppure a te stessa. Lo leggo nei tuoi occhi quando incrociano i miei. Dopo la morte di Vespasiano, ti sei chiuso in una torre d'avorio inaccessibile, dalla quale né vuoi uscire né fa entrare. Hai fatto di quel matrimonio un comodo rifugio. Ti difendi dalle fragilità e le incertezze della vita, erigendo della tua bellezza una gelida statua. Non puoi continuare a vedere il mondo stretta in questa corazza di solitudine. Per difenderti dalla vita e dall'amore soprattutto, non a 20 anni, amare, lasciarsi andare agli impulsi del cuore, non è perdere o cedere nulla della propria anima, bensì arricchirla. Permettimi di aprirti alla vita amandoti e dimostrandoti la sincerità dei miei sentimenti. Dammi fiducia e saprò meritarla. Sappi che finché avrò vita continuerò ad amarti ed a sentire il desiderio di farti mia. L'amore ha ragioni che la ragione non conosce. Ti sarò sempre accanto per proteggerti e potrai contare su di me in ogni occasione. L'importante è essere nella tua vita, qualunque ruolo tu scelga per me. Spero arrivi il giorno in cui finalmente libererai ciò che soffochi dentro di te, il nostro amore. Io sarò lì ad accoglierlo a braccia aperte. Giulia! Ippolito!
Finalmente ti ho trovata. Sono giorni che ti cerco. Ero terrorizzato alla sola idea di averti perso. Mi sembrava di impazzire. E poi il tuo perché tutto questo? Perché? Ora non serve capire. Sebbene una mezza idea me la sia fatta. Cosa intendi? Parla! Beh, per come si è svolta l'intera vicenda, i miei sospetti sono rivolti a ben altri mandanti nascosti all'ombra dei palazzi vicino. Io non mi sono mai nutrita di ambizioni e giochi di potere. Anzi, me ne sono sempre tenuta lontana. L'ingente patrimonio che possiedo lo gestisco con equilibrio, perché lo ritengo umilmente un dono di Dio. E del defunto Vespasiano. Oh mio Dio. I Colonna. Forse, chissà, le mie sono solo supposizioni e sospetti. Sta di fatto che dopo la morte di tuo fratello Luigi, i rapporti con quella famiglia si sono ulteriormente rovinati. Di certo Isabella non era a fondi quando è sbarcato il Barbarossa. Portami a casa, Ippolito. Tu mi hai salvata, traendomi fuori da questi rovi. Ma chi salverà te? Cosa intendi? Lo sai benissimo. Mi preoccupa la tua incolumità. Ora che è stato eletto il nuovo Papa, e tu ti ostini a rientrare a Firenze, sciogliendoti dal vincolo ecclesiastico. Ti sei esposto con troppa esuberanza ed impulsività. Torno a pregarti. Proteggi la tua vita. Ciò vuol dire che tieni a me più di quanto voglio ammettere. Certo, mi stai a cuore e sono parecchio preoccupata per te. Ti voglio molto bene. Però non illuderti su sentimenti diversi da quelli che già conosci. Vivo nell'ombra del ricordo. Non posso aprirmi all'amore. No, Giulia, lascia stare i soliti discorsi. Ora basta, lo dico io. Tanto non mi convincerà della giustezza di questa decisione. Ti porterò a casa. Hai bisogno di riposarti e rifocillarti. Lo stesso bisogno fisico e spirituale che ho di te. Si può continuare ad amare una persona pur sapendo che non sarà mai tua. Amare e dire ti amo semplicemente perché tu sei così. Saprò aspettare col desiderio di sempre. Non puoi impedirmelo. È giunta la contessa Isabella. Immagino il motivo della visita dopo mesi e mesi di assenza e di silenzio. Ci sono stati bei tempi per questo castello e per l'intera città di Fondi, quando accoglieva personaggi di grande cultura. Ma purtroppo questi sono passati come un battito d'ali del vento. Prima la morte in battaglia di vostro fratello Luigi, poi il saccheggio d'opera di Barbarossa e da poco la triste perdita di sua imminenza Ippolito dei Medici. Avete sofferto molto e questo contenzioso legale con la vostra figliastra. Non lo meritavate per l'infondatezza delle sue pretese. Davvero un'ingiustizia. Sto tutelando il patrimonio che un domani sarà del mio nipotino Vespasiano. Quel bambino è l'unica cosa che mi sia rimasta. Lo amo più della mia stessa vita. Luigi, prima di morire, lo affidò alla tutela della nostra famiglia, non alla sua. Avete perfettamente ragione, però vi dico che per il bene del bambino dovete rinunciare ad alcuni vostri interessi economici, proprio a vantaggio del piccolo Vespasiano, affinché questi da grandi chiami voi madre amorevole e matrigna invece la sua stessa avida genitrice. Grazie, Gandolfo. Fatela entrare.
Buongiorno, Giulia. Buongiorno, Isabella. Cosa vuoi? Per anni ho vissuto nell'ombra e nel silenzio di un'ingiustizia. Ed ora dovrei umiliarmi per una cosa che invece mi spetta di diritto. L'eredità di mio padre lo avete manipolato e irretito a vostro piacimento. Come ti permetti? Stilò quel maledetto testamento sotto vostro consiglio un giorno prima di morire. Non ho mai interferito nelle volontà testamentarie di tuo padre. Fu un uomo nobile e leale. Sulle cui azioni non è mai scesa l'ombra di un sospetto. Ti affidò di buon grado la mia tutela, lasciandoti una sostanziosa rendita di 5.000 ducati, qualora avessi sposato mio fratello. Briciole in confronto a ciò che lasciò a voi. Ero sua moglie ed una Gonzaga. Tra noi c'era stima, rispetto, affetto. Io gli sono stata accanto devotamente. In paziente attesa della sua morte per la giusta ricompensa. Sei tanto ingiusta e cattiva da impugnare quel testamento. Ricordati però cosa non potrai togliermi. La tutela del piccolo Vespasiano è un Gonzaga. So che tra qualche mese sposerai Filippo di Nonoir, principe di Sulmona. Quindi la potestà del bambino passerà alla mia famiglia. Finalmente cade quella maschera di ipocrisia con cui avete incantato tutti, ma non me. Non mi porterete via mio figlio. Vuoi contravvenire anche alle volontà testamentarie del tuo defunto marito? Siete abituata ad ottenere sempre tutto ciò che volete, vero? Apparentemente disponibile, ma nella sostanza fredda e distaccata, altera ed inaccessibile. Misurate tutto, parole, passi, pensieri. Ogni moto del vostro animo è sotto il calcolo della pura convenienza. La grande signora di fondi. Come vi decantano in versi i vostri cari amici poeti? Ah sì, ora ricordo. Dea scesa dal cielo. Maledetta vipera velenosa. A proposito di veleno, avete pure il coraggio di parlare. Quel poverino di Ippolito è morto avvelenato nel furie degli anni a causa del vostro rifiuto. Facevate tanto l'amica sincera, mentre lui si consumava tra affanni, sospiri e lacrime d'amore, aspettando un minimo cenno per venirsi a rifugiare fra le vostre braccia. Cosa stai dicendo? E dove vuoi arrivare? Ma poi tu, come ti permetti di nominarlo? Eh sì, la verità fa male. Se lo aveste amato, ricambiando i suoi sentimenti, si sarebbe tolto dalla testa quelle pericolose ambizioni di potere su Firenze. Voi sola avevate l'ascendente per distoglierlo da quell'idea fissa. Tra il calore delle vostre braccia, oggi sarebbe ancora vivo. Io lo supplicai di lasciar perdere, ma non volle darmi ascolto. Ah sì, a parole siete insuperabile. L'unica cosa che avreste dovuto fare non l'avete fatta. Tenerlo stretto a voi ed amarlo, amarlo come lui vi amava. Eravate preoccupata a non farvi coinvolgere da un cardinale, nonostante volesse abbandonare l'abito ecclesiastico pur di avervi in moglie. Dici questo non perché ti importa qualcosa della morte di Ippolito, ma solo per ferirmi, sapendo quando gli abbia voluto bene. Tu non lo hai mai stimato e considerato per quel che valeva, ed ora ti permetti anche di mischiarti in cose che non ti riguardano. Con te, mia cara, bisogna parlare nei soli modi che conosci, ossia la ricchezza materiale, perché è l'unica cosa che possa dare un misero valore al tuo animo vile e malvagio. Neanche l'affetto sincero di mio fratello Luigi e il bambino avuto insieme ti hanno cambiata. Vergogna! Una iena affamata sarebbe migliore di te. Va bene, Isabella, va bene. Ti concederò quel che desideri da anni, ossia i beni testamentari di tuo padre. In cambio, però, devi chiudere la questione legale dell'affido di tuo figlio e lasciare noi, Gonzaga, ad occuparcene a titolo esclusivo. Va bene, sarà fatto. Le offese sono nulla da chi vale zero. Esci subito, sparisci dalla mia vita! Ora vi presenterò una persona determinante nella mia vita,
Juan de Valdés. Mi colpì subito per la sua religiosità, mai dogmatica e dottrinale, ma nutrita di parole semplici e concrete, secondo i principi del Vangelo. Fu un teologo dalle idee riformatrici, rivolte ai cattolici, per restare nel cattolicesimo. Purtroppo non venne compreso, finendo con l'essere ingiustamente trattato da eretico e seguace di Lutero. Allo stesso modo, i suoi sostenitori, dei quali entrai a far parte, dopo che Valdés mi sollevò dal dolore in cui ero sprofondata a seguito di tante vicissitudini. Ero nel bel mezzo di una forte crisi spirituale quando venne a trovarmi al Castello di Fondi ed il suo intervento si rivelò illuminante. Giulia, coraggio. La lite con vostra cognata vi ha turbato molto ed è stato solo l'ultimo dei tanti dispiaceri con cui la vita vi ha duramente provato, pur così giovane. Mi dispiace. Non meritavate quest'ulteriore amarezza. Non voglio parlare di lei. Perdonatemi. Avete detto giusto. Il suo affronto è stato l'ultimo di tanti dolori. Sono da 8 anni qui al Castello di Fondi ed è come se fossero passati 8 secoli sulla mia testa. Ho visto sciagure e devastazioni. Ho pianto i miei lutti con quante lacrime avevo in corpo. Ed ora mi sento consunta dentro, fredda e scoperta. Giulia! Deve scuotersi e mettersi all'opera. La vita vale solo se portata agli altri, aprendosi al prossimo. L'uomo ha bisogno della fede e della grazia divina per riscattarsi dal peccato. Bisogna abbandonarsi fiduciosi a Dio Padre. La fede è illuminazione dello Spirito Santo e non il risultato di un'analisi razionale. Il cristianesimo non è scienza dottrinale, esperienza intima e soggettiva verso la verità. Non credo di aver inteso fino in fondo, o forse non sono nello stato d'animo giusto per farlo. Vado oltre, non scandalizzatevi. Sono fermamente convinto che tutti i credenti, anche se professano fedi diverse, si ritroveranno un giorno in paradiso. Bisogna aprirsi alla vita con amore e rompere gli schemi dell'egoismo che ci condannano in una gabbia di solitudine ed amarezza. Ecco quali sono le buone azioni, non quelle rituali e devozionali. Le vostre teorie sono profonde e sincere, ma di difficile attuazione. Magari la fede fosse limpida e semplice. Perché il nome di Dio è misericordia, vale a dire amore per le miserie umane, sempre. Anche io credevo all'amore, come armonia universale tra gli esseri viventi. E ne parlavo con convinzione, ma avevo solo 16 anni. E forse sognavo ancora. Mio marito sorrideva e mi incitava a svegliarmi chiamandomi affettuosamente bambina. La vita successiva è stata solo sopraffazione. Come essere felici in questo mondo di violenze ed apparenze? Alla vostra superba bellezza fisica corrisponde in qual modo quella dell'intelligenza e quella dell'animo. Sono rare, Madonna, queste due virtù insieme. Di qui l'attrazione che suscitate, la fama e la leggenda nel vostro nome. Non bisogna temere doni così straordinari, perché vengono da Dio. Ciò che conta veramente è rinnovarsi intimamente alla luce dello Spirito Santo. Sentire lo sguardo profondo di Dio nella propria vita cambia le persone. Finalmente capisco, maestro. Forse non sono pronta, ma ora ho una certezza. Intraprendere un nuovo cammino cristiano. Mi avete infuso una grande energia che mi ha rischiarato lo sguardo sul mondo e su me stessa. È la prima vera sfida della mia esistenza. Lascerò Fondi e mi trasferirò a Napoli presso il convento di San Francesco, da dove potrò seguire anche la crescita e l'educazione del mio nipotino. Ci vedremo lì, maestro. Vi ammiro, Giulia. Stai dimostrando un grande coraggio con un cambiamento di vita così tanto radicale. Grazie. Giulia cara, ti trovo bene. Sei qui da quasi 10 anni ormai e sono accadute tante cose. La più dolorosa sicuramente la morte del nostro Valdés, di cui sei stata la figlia spirituale, tanto da affidarti tutti i tuoi scritti e dedicarti l'opera più importante.
Dalla sua morte sono passati molti anni e ti sei dimostrata degna seguace nella diffusione delle sue idee rinnovatrici all'interno della Chiesa. Juan era capace di sollevare l'animo umano da qualunque miseria e di infondere speranza in un futuro migliore. Eppure, Giulia, ogni giorno che passa veniamo confusi con i protestanti ed accusati di eresia. Stai attenta. Nostro Signore disse: hanno occhi e non vedono, orecchie e non odono, riferendosi agli scribi e dei farisei, che definì sepolcri imbiancati. Ma io non mi preoccupo di costoro, visto che sono tante le anime nobili al vertice della Chiesa. Ma non abbastanza. Le differenze tra noi e i protestanti sono innumerevoli, per cui non vale neanche la pena parlarne. Lo stesso Gesù fu oggetto di equivoci e malintesi da parte della casta sacerdotale. Per questo fu perseguitato. Ti meravigli? Lo so, Giulia, lo so. Il semplice fatto, però, di discutere sul concetto di Spirito Santo, criticando la corruzione della Chiesa e gli aspetti esteriori del cristianesimo, ci fa sembrare ciò che non siamo. Gesù morì giovane proprio per aver detto la verità e per aver parlato con purezza di cuore di amore fra gli uomini e del perdono al nemico. Ripeto, stai molto attenta. Cugina, vuoi bacchettarmi o aiutarmi con la tua gradita presenza? Dovevo avvisarti. Come ben sai, alcuni dei nostri amici stanno lasciando l'Italia per mettersi al sicuro in Svizzera, in Olanda o nel Regno Unito, prima che sotto i loro piedi si accendano i roghi della Santa Inquisizione. Lo so. Ti prego, ora parliamo d'altro. D'accordo, allora va dove ti porta il cuore. È proprio ciò che stavolta ho intenzione di fare. Non ebbi il coraggio per l'amore di un uomo. Non ho intenzione di commettere lo stesso errore per l'amore di Dio. Sei felice? Amo vivere in questo convento, sebbene sia solo un ospite. Comunque ho molti rapporti con persone care che mi erano state vicine a fondi. Quanto alla felicità, l'ho trovata nella vera fede, come Juan Valdés me l'ha trasmessa. Certo, Giulia, lo stesso è anche per me. Ora dimmi, come sta il piccolo Vespasiano? Dovrebbe avere 14 anni ormai, e l'ultima volta che lo vidi cresceva forte, sano e robusto. Sembrava di rivedere il nostro Luigi. È un tesoro di ragazzo. Mi fa piacere. Ora devo lasciarti, però tornerò presto. Giulia, Giulia! Perdonatemi, ma non volendo ho udito parte della conversazione con la principessa Colonna. Non sottovalutate gli avvertimenti appena ricevuti. A Napoli stanno circolando strane voci sulle idee di cambiamento spirituale, un po' troppo innovatrici. Il Papa ha occhi e orecchi dappertutto. Vissi ancora a lungo da quelle parole, ma aveva ragione la suora. Scampai di un soffio la condanna al rogo per eresia. La morte, infatti, giunse prima dei miei inquisitori, cogliendomi, in modo naturale, all'età di 53 anni. Fui più astuta e scaltra di loro. Ora, gentili ospiti, mi congedo. Spero abbiate gradito la mia storia, quella di una donna audace che, andando controcorrente, ha messo in gioco la propria incolumità per portare avanti un modello di profondo rinnovamento spirituale nella vita di ognuno. Questo è il messaggio finale, rivolto in particolar modo ai più giovani della vostra società, ricca di benessere materiale, ma povera di ideali. In ultimo, un personale invito ad avere sempre il coraggio di vivere i propri sentimenti e non soffocarli quando si è sicuri della loro autenticità. Saluto voi e la vostra splendida Fondi, ove nel bene e nel male ho vissuto le emozioni più forti della mia vita. Grazie.